La maggior parte dei cultori del setter irlandese sono concordi nell'attribuire le origini di questo splendido cane all'Epagneul, il cosiddetto bracco da quaglie o chien d'oiselle. La memoria storica ci tramanda un cane più piccolo rispetto all'attuale, il cui manto non aveva ancora i toni decisi del rosso mogano. Bisognerà attendere la fine del XIX secolo perché venga pubblicato l'attuale standard al quale tutti gli appassionati di razza si devono attenere. Le caratteristiche peculiari da considerare per l'addestramento di un setter irlandese sono tenere presente che è un cane un po' vivace, un po' brillante, quelli tipi proprio da lavoro, e bisogna andare anche con una mano delicata. Sono cani molto sensibili, però hanno una grande passione. Messi sul terreno, prime volte sono esuberanti, esagerati, ma con un buon addestramento prima in cortile di base e dalla buona selvaggina, messi ci stanno molto bene e si prestano facilmente all'addestramento, non ne sono tanto difficili. Ci vuole tanto, un po' più selvaggina di altri soggetti. Se riesci a fargli capire che sei complice suo quando cacci, quando vai sul terreno, l'irlandese ti dà il massimo, ti dà molto di più di quanto danno altre razze. Qui abbiamo un setter irlandese maschio di 4 anni. Lo standard del setter irlandese prevede una testa con assi craniofacciali paralleli, praticamente il prolungamento della linea della canna nasale e la linea immaginaria che passa attraverso il cranio devono essere parallele. Abbiamo un occipite leggermente pronunciato, che è questo qui. Gli occhi sono in posizione semilaterale, a mandorla. L'orecchio è attaccato alla stessa altezza dell'occhio e ha una lunghezza pari quasi a metà del muso. Il setter irlandese è un cane corto, corretto, iscritto nel quadrato. Praticamente l'altezza algarrese deve essere uguale alla lunghezza dalla punta della spalla alla punta della natica. Da un braccio più lungo rispetto alle altre razze canine e una tibia più corta rispetto agli altri. E quindi gli danno questa sensazione di rampante, e l'irlandese viene anche chiamato la giraffa delle razze canine. Lo standard recita che l'irlandese è un cane che caccia a galoppo veloce quasi quanto il pointer, un portamento di testa leggermente superiore all'orizzontale, e lo standard di Caielli recita che deve portare la testa un po' a martello. Se permettete, io avrei da fare qualche disquisizione su questo portamento di testa, perché un cane che galoppa veloce come un pointer, la testa la deve portare sull'orizzontale o appena superiore all'orizzontale, non la può portare troppo alta perché automaticamente non può più galoppare con quella velocità. La cerca è molto estesa, sempre ben collegata, con diagonali non sempre rettilinee, in avanti, sempre sul vento, e ben attento a risalire le emanazioni. La ferma dell'irlandese, la presa di punto dell'irlandese non è eclatante, non è esagerata, non è scattante, ma l'irlandese va in ferma, non scivola in ferma come l'inglese, ma va in ferma normalmente in posizione ben eretta, con la testa alta e il tartufo rivolto verso la fonte dell'emanazione. È un cane che lavora bene in coppia perché è stato selezionato per lavorare in coppia, e gli italiani, noi italiani, abbiamo continuato a selezionarlo in questa maniera. Anche sia fermo, no?